Fabien! 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 Baci! Presto tesoro, presto, prendi la tua roba, dobbiamo andarci. Baci, ero preoccupata. E i bagagli? Affanculo, i bagagli, se non ci muoviamo subito perdiamo il treno. Dai, sbrigati, ti aspetto giù. È tutto a posto? Muoviti, muoviti, muoviti! Siamo in pericolo! Muoviti! Dai, muoviti! Dove l'hai presa, quella motocicletta? Non è una motocicletta, tesoro, è un chopper. Dai, andiamo. E la mia Honda che fine ha fatto? Mi dispiace, piccola, ma non esiste più la tua Honda. E ora, per favore, vuoi scendere? Forza, andiamo, 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 andiamo! Sei ferito? No, 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 forse mi sono solo rotto il naso. Una sciamata, monta, dai. Piccola, per favore, tesoro, la vuoi capire che dobbiamo andarcene? Cazzo, Dani! Vieni qui, scusa. Sei stato via così tanto che mi sono venuti i brutti pensieri. Mi dispiace, non volevo farti preoccupare, va tutto bene. Com'era la colazione? Era buona. Hai preso le frittelle? Le frittelle, no, con tante non ce le avevano le frittelle e il mirtillo. Ho dovuto prendere la panna cotta. Sei sicuro di stare bene? Amore, da quando ti ho lasciato ti assicuro che questo è stato in assoluto il giorno più incredibile della mia vita. Forza, monta, ti racconto tutto. Dai, sali su. Dobbiamo andare, forza, sali su. Ma questa motocicletta di chi è? È un chopper, piccola. Sì, questo chopper di chi è? Di Zed. Chi è Zed? Zed è morto, piccola. Zed è morto.